Prima moneta di 20.000 euro dunque per questa prima edizione del Poker Live Adventure che si sta svolgendo nelle sale del casinò di Porto Maso qui sull'isola di Malta. Come vedete 14° livello quasi giunto al termine, 1200-2004 i bui del torneo e un ante che si attesta attualmente attorno alle 300 chip. 76.549 invece il livello dello stack medio quando 113 giocatori sono ancora seduti ai tavoli. Come vedete sono 346 i partecipanti totali, risultato dell'unione tra il D1A e il D1B. Andiamo ad inquadrare anche la sala del torneo, come avrete sicuramente letto. Azione convulsa durante questi primi momenti di gara con i giocatori che alla ricerca del recupero si trovano costretti a mandare i resti anche con mani del tutto marginali. Noi vi diamo l'appuntamento per gli aggiornamenti dalla sala direttamente sul forum di Poker Italia Web, come sempre il Grande Poker in diretta sulle nostre pagine del blog live. Ci diamo appuntamento anche ai prossimi aggiornamenti direttamente dalla sala con i video e i vari aggiornamenti del caso. Ciao a tutti.